Siamo con Marco Moras, attaccante classe 1995, arrivato quest'estate dall'Udinese. Innanzitutto benvenuto alla Lupa Roma, Marco. Grazie. Sei arrivato appunto quest'estate, quali sono le tue prime impressioni e perché hai scelto la Lupa Roma? Beh, sicuramente impressioni buone, un bel centro sportivo. E ho scelto la Lupa Roma perché è stata la squadra che più fortemente mi ha voluto rispetto alle altre. E dove sicuramente è un campionato tosto, quello del girone del sud, che sicuramente potrà mettermi in grande visibilità. Bisognerà chiaramente attendere per vedere quale sarà il raggruppamento in cui verrà inserita la prima squadra. Quest'anno verrà disputato il campionato di Lega Pro, stagione 2014-2015. Tu però comunque nei tuoi trascorsi c'è già un campionato di Serie C. Sì, ho giocato a Porto Gruaro in Serie C, ho fatto le mie 9 presenze, di questo sono contento. E la C è già, a quell'epoca era già un campionato tosto, e sicuramente quest'anno, adesso che c'è un girone unico, sarà ancora più difficile sicuramente fare bene. Tu hai giocato, segnato e hai ben figurato con la primavera dell'Udinese l'anno scorso, ma ti sei anche allenato diverse volte con la prima squadra, tra l'altro potendo rubare con gli occhi ad un campione come Antonio Di Natale. Beh, sicuramente da Totò si impara molto, è un grande campione. E molte partitelle in allenamento le ho fatte con lui e devo dire che ti insegna tanto, ti aiuta, e non è tutti i giorni che trovi un grande campione che aiuta anche i giovani, e di questo sono contento e spero di fare bene quest'anno per poi tornare a Udine a fare ancora meglio. Lui ha quasi raggiunto i 200 gol in Serie A, chiaramente ti auguriamo lo stesso anche a te. Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione? Beh, prima di tutto fare bene con la Lupa Roma e sperare che soprattutto noi come squadra, vedo che adesso siamo un bel gruppo, ci stiamo rafforzando, e il nostro obiettivo e il mio è quello di far bene quest'anno e poi il resto si vedrà più avanti. In bocca al lupo e grazie Marco. Crepi.